Nato da un'unione illegittima a Vinci, vicino Firenze, nel 1452, Leonardo da Vinci è molto più che l'autore della celebre Gioconda. Pittore, inventore, architetto, ingegnere, botanista e molto altro ancora. Leonardo da Vinci è il modello dello spirito del Rinascimento. Già da piccolo manifestava curiosità per tutte le cose del mondo, oltre a un incredibile talento nel disegno. Tanto da indurre il padre a portarlo a bottega dal Verrocchio quando la famiglia si trasferì a Firenze nel 1468. Qui il giovane Leonardo condivide l'apprendistato con futuri nomi illustri come Ghirlandaio, Perugino e Botticelli, del quale diverrà grande amico. A 30 anni Leonardo lascia Firenze. La vita girovaga del più illustre figlio del Rinascimento fiorentino incarna il primo esempio di europeo cosmopolita ed è in linea con la sua incredibile attività in tutti i campi scientifici e artistici, considerati da Leonardo, secondo la tradizione umanista, come diverse espressioni di un unico sistema del sapere. Dopo quasi 20 anni passati a Milano, torna a Firenze agli inizi del Cinquecento, per pochi anni, ma sufficienti per dipingere il sorriso più famoso della storia della pittura. Leonardo muore in Francia, dove ancora riposa, al servizio del re, nel 1519. Prenotate il vostro soggiorno a Firenze sul sito www.firenzealbergo.it.